Ciao, bentornato a Istantanee di Felicità. Oggi ti accolgo con i suoni della natura. Io sono circondata veramente dal cinguettio degli uccelli, dal cantare delle cicale. E devo dire che stamattina facevo questa riflessione che qualche anno fa probabilmente tutti questi suoni mi avrebbero anche un po' disturbato, perché da vera cittadina non sono abituata, no? Vado a dormire con il canto dei rospi e mi sveglio con appunto il cinguettio, e invece lo apprezzo tantissimo, una bellissima compagnia, mi sento proprio connessa con la natura e riflettevo appunto che probabilmente adesso sono pronta a immergermi in questo stato, no? Mentre probabilmente qualche anno fa ero talmente presa da quello che dovevo fare che tutto quello che mi distraeva per me era fastidioso e non era invece qualcosa da godere. Detto questo, nella scorsa istantanea ti ho parlato di questo libro di Christian Bucaramma, Il potere anticancro delle emozioni. Sono andata a prenderlo per parlare di un argomento e poi insomma l'avevo letto 5-6 anni fa, ho continuato a rileggermelo, è veramente bello, parla un po' di quello che parliamo di solito in queste istantanee, no? Di quanto sia importante quindi meditare, essere presenti nel qui e ora, parla dell'effetto potente dei pensieri, delle nostre credenze, fa i paragoni con l'effetto placebo, cioè ci sono delle pastigliette di zucchero che riescono ad avere effetti quanto la morfina, no? Cioè con dei pazienti con dei dolori si è provato a dirgli che quella era morfina e loro hanno sentito il beneficio. Quindi anche la scienza dice quanto i nostri pensieri sono potenti per creare la nostra realtà e il nostro benessere. Mi è piaciuta questa definizione un po' che la vita è una bilancia che pareggia gli utili e le perdite, e vuol dire che è normale perdere delle cose e la bilancia torna in equilibrio compensando la perdita con una lezione, quindi con un guadagno. Lui dice: se fossimo in grado di cambiare ogni dispiacere in una lezione, ogni dolore in un nuovo cammino da intraprendere, potremmo sentirci maggiormente a nostro agio nella nostra pelle e dare alla vita il giusto valore. Solo allora potremmo liberarci dell'ego e raggiungere la vera forza, diventare il re onnipotente. Un buon modo per concentrarci sul momento presente è quello di fermarci e magari scattare una foto, annusare il profumo delle rose, guardare le stelle. Ne trarrebbero un grande vantaggio soprattutto coloro che pensano di non avere il tempo di farlo. L'ego non vuole fermarsi, ma soste ripetute per godersi la vita allentano la sua presa e lo obbligano poco a poco a cessare di esistere. Concentrarsi sul momento presente migliora il funzionamento del nostro corpo, il sistema immunitario, e permette a ogni cellula di vivere all'unisono con il ritmo stesso dell'universo. Mi è piaciuto questa idea che lui ha di fare tante istantanee. Di solito quando le persone mi chiedono come faccio a venire via dai miei pensieri che mi assillano, no? Io dico: appena te ne accorgi, porta l'attenzione al respiro e ti concentri su quello che hai davanti, cioè se tu stai facendo un lavoro sei più attento a fare quel lavoro, appunto, o senti il profumo del pomodoro che stai tagliando. E anche questa visione che da lui la trovo molto interessante, cioè posso focalizzarmi, posso darmi come compito di fare tante istantanee, quindi di fare piccole foto ma ripetute, e quando io sono concentrato a sentire il profumo di una rosa, guardare le stelle, in quel momento lì l'ego è messo un po' da parte, cioè questo martellamento di pensieri è messo un po' da parte. Quindi vi invito a utilizzare questo consiglio del dottor Bucaram e quindi di fare tante piccole istantanee, di ricordarvi di farlo,
perché man mano che apprezzerete quello che avete vicino, sicuramente potrete venire via da questo pensare incessante. Grazie e alla prossima istantanea.